Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Toscana TV. Lo avete sentito nei titoli, il Tour de France 2023 partirà da Firenze. È la prima volta che una città italiana ospita quella che viene definita la Grande Parte. La notizia era già da alcuni giorni nell'aria, però è stata ufficializzata stasera in un grande evento che si è tenuto a Palazzo Vecchio, al Salone dei 500, un evento che ha riunito anche il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, perché dopo Firenze il tour farà tappa anche in Emilia Romagna. Per seguire l'evento c'è collegata con noi Chiara Valentini, che è a Palazzo Vecchio, quindi ecco, gli darei la linea. Ecco, raccontaci un po' questo che è veramente un evento storico, insomma, per gli amanti di ciclismo, ma non solo. Non solo per gli amanti di ciclismo, ovviamente la partenza del tour dall'Italia e l'attraversamento di tre regioni, perché il tour si fa in tre in Italia e ci arriverò fra un attimo, è veramente un evento storico. In 120 anni il Tour de France non era mai partito dall'Italia. È una tradizione per il tour partire o comunque far tappa anche in altri paesi europei in segno di amicizia. L'Italia non era mai stata fra questi, lo è, lo sarà nel 2000. 24, 29 giugno la partenza proprio da Firenze. A raccontare la genesi della scelta fiorentina è stato proprio Christian Prudhomme, che è il direttore del Tour de France, che conosce bene Nardella da circa una decina d'anni. In effetti la candidatura di Firenze era venuta fuori già circa 12 anni fa, poi se ne era riparlato nel 2014. Ebbene, lui ha raccontato che durante la pandemia, eravamo proprio marzo 2020, Nardella gli ha mandato un messaggio con una foto di Firenze, in cui c'era scritto: in questa Firenze così bella e così deserta, vediamoci quando tutto questo sarà finito, riferendosi alla pandemia, perché io sogno ancora il Tour de France. Poi si è associato anche Stefano Bonaccini con l'Emilia Romagna e finalmente questa decisione. Se ne parlava ormai da 3 anni circa, ma adesso c'è l'ufficialità. 29 giugno 2024, prima tappa del Tour de France, partenza da Firenze con una passerella che sicuramente passerà anche dal piazzale Michelangelo, arrivo dopo 205 km a Rimini. La tappa è in gran parte la prima tappa in Emilia Romagna, ma ovviamente la scelta di Firenze come città di partenza è importantissima. Dicevamo, il tour si fa in tre, perché ovviamente oltre la Toscana all'Emilia Romagna ci sarà anche il Piemonte, un po' come a toccare tre grandi campioni del ciclismo italiano: Bartali per la Toscana, giusto fra le nazioni, e poi Pantani naturalmente in Emilia e Fausto Coppi per quanto riguarda il Piemonte, ma sono moltissimi i ciclisti citati anche da Prudhomme, ciclisti italiani del passato ma anche del presente. Domani alla presentazione a Bologna sarà presente proprio anche Nibali ad esempio per ricordare quella che è una scelta proprio anche di bellezza, perché la cartolina di Firenze come inizio del Tour de France sarà anche un volano turistico veramente importante. Allora io direi di sentire proprio le voci che abbiamo raccolto poco fa, e poi la linea può tornare allo studio. È una grande emozione questa grande partenza, ce grand départ da Firenze Emilia Romagna. È la prima volta che parte dall'Italia. Ovviamente Firenze è una città che tutti i francesi hanno proprio nel cuore, che da Medicine poi ha una lunghissima storia con noi, e anche significa che c'è una passione comune che abbiamo noi francesi italiani per il ciclismo, anche per la bellezza, perché il Tour de France proietta in tutto il mondo questi paesaggi. È un sogno che inseguiamo da 15 anni, un evento storico, mai successo prima, che il Tour De France, la più grande competizione internazionale del ciclismo, partisse dall'Italia, e ovviamente doppia soddisfazione perché parte da Firenze. Io voglio ringraziare Christian Prudhomme e tutto il suo team perché hanno creduto in questo progetto, in questa candidatura italiana. Voglio ringraziare il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha subito sostenuto la candidatura italiana con la costruzione di queste 4 tappe, nel segno della storia del grande ciclismo italiano, nel segno di personaggi come Gino Bartali, Gastone Nencini, nel segno di una città come Firenze che ha sempre creduto nel ciclismo e che già nel 2013 ha dimostrato di saper organizzare grandi eventi come i mondiali di ciclismo. Io sono emozionatissimo.
sono felice come un bambino, anche perché posso dirvi che l'impegno e la fatica per inseguire questo risultato in tutti questi anni sono stati davvero grandi. La bici ci ha portato fortuna, perché quando abbiamo fatto la presentazione insieme del tandem per il congresso, non immaginavamo che avremmo avuto questo bel risultato, e speriamo che sia una bella pedalata. Lo è in tutti i sensi, ovviamente quella del congresso è difficile perché siamo noi a dover pedalare, per il Tour de France dovranno farlo i ciclisti veri. Bonaccini, avevate cominciato a parlare del Tour insieme in tempi politicamente non sospetti, poi insomma vi siete uniti anche da quel punto di vista. È una bella soddisfazione, è un sogno che diventa realtà, la prima volta in Italia, addirittura 4 tappe, la partenza da una delle città più belle del mondo, la mia regione protagonista, insomma quella che è, prima ancora che una grande manifestazione sportiva, è una grande festa popolare. Ecco, naturalmente il Tour de France è 2024, non 2023, come ho erroneamente detto lanciando il collegamento con Chiara Valentini. Ecco, ora invece ci spostiamo a Livorno, dove al porto è già iniziato, è già scattato il conto alla rovescia in attesa della prima delle due navi delle ONG che porteranno i migranti, appunto, che li faranno sbarcare. La nave è attesa per domani mattina, i migranti saranno sbarcati, verranno fatte naturalmente tutte quelle che sono le procedure del caso e poi saranno portati in altre regioni italiane dove sono stati ricollocati. Restano invece in Toscana i 26 minori non accompagnati. Sentiamo Caterina Gonnelli. Sono in fase di ultimazione le strutture a terra alla banchina 75 del porto di Livorno per accogliere la Life Support, la prima delle due navi ONG con 142 migranti a bordo. Domattina intorno alle 6, l'ordine di sbarco è fissato per le 7, giungerà nello scalo toscano. L'altra nave è la CI4 con 108 migranti a bordo, dovrebbe arrivare a Livorno il 23 dicembre intorno alle 10. Riguardo alle strutture di accoglienza, si tratta di 3 tendostrutture fornite dalla Protezione Civile regionale che ospiteranno un posto di controllo medico avanzato, un presidio dell'ufficio immigrazione per il fotosegnalamento, impronte digitali, identificazione e un'altra che fungerà da ristoro, sala di attesa, per fornire indumenti dalla Croce Rossa e pasti caldi in attesa che i migranti vengano indirizzati a bordo di pullman alle varie destinazioni previste. La banchina ha un solo varco di accesso che sarà ovviamente presidiato dalle forze dell'ordine. A bordo della nave, che ha il comandante italiano, non ci sarebbero particolari criticità se non qualche caso di scabbia, già trattato dal personale medico di bordo. In tutto sarebbero 26 minori non accompagnati, 5 donne di cui una incinta al 7° mese e il resto uomini. I minori saranno tutti collocati in Toscana, 7 a Livorno, gli altri in diversi luoghi della regione. Restiamo sempre in provincia di Livorno, ma ci spostiamo a Piombino, dove tiene sempre banco la questione del rigassificatore. E dopo la bocciatura dell'emendamento sulle compensazioni, interviene il presidente della regione Giani, che dice le compensazioni ci saranno. Intanto è atteso nelle prossime ore, o forse anche qualche giorno ci vorrà, la sentenza del TAR del Lazio sul ricorso presentato dal comune di Piombino, appunto, contro l'arrivo della nave rigassificatrice all'interno del porto. Governo e maggioranza dicono no alle opere compensative per Piombino, è il commento di Simona Bonafè dopo che l'emendamento alla manovra di bilancio da lei presentato è stato respinto in commissione bilancio a Montecitorio. Il commissario per il rigassificatore e presidente della regione è invece più sereno della vicepresidente dei deputati PD e segretaria regionale del partito per quanto riguarda le risorse specifiche per promuovere il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale del territorio. Certo, se l'emendamento fosse stato approvato sarebbe stato meglio, ammette Giani, avremmo avuto una garanzia legislativa. Ma il fulcro dell'intesa con il governo è nel memorandum stilato dalla regione, dice Giani, che contiene l'elenco delle compensazioni. E il governo, perché tutte le procedure del rigassificatore vadano a buon fine e in porto, ha la necessità di considerare l'intesa
con la regione. Questo dice la legge e l'intesa con la regione passa perché queste opere compensative arrivino. Quindi noi ci incontreremo con gli esponenti del governo nei prossimi giorni e sarà lì la sede nel quale daranno delle risposte. In questo caso non c'è da approvare o meno un emendamento. Si sa che se le opere compensative ci sono, tutto procede bene come è stato finora e anche le misure impopolari io me ne sono assunte e ho portato avanti quello che è un progetto di interesse nazionale. Se questo non avvenisse è evidente che si rimetterebbero in discussione tante cose, ma io sono fiducioso. Una fiducia che per quanto riguarda il rigassificatore a Piombino, Gianni potrebbe dover tirar fuori anche nelle prossime ore, nelle quali è attesa la decisione del TAR del Lazio sul ricorso presentato dal Comune proprio contro l'ordinanza del Presidente della Regione. La richiesta del Sindaco Ferrari è di sospendere tutto l'iter per, si legge nel ricorso, manifesta inidoneità della nave Golar Tundra dal punto di vista strutturale ad operare in sicurezza nel porto di Piombino. I nuovi treni blues a tripla alimentazione sono entrati in servizio in Toscana. Stamani c'è stata la presentazione durante la quale si è parlato anche di ritardi e dei servizi dei treni pendolari. Andrà a migliorare moltissimo il servizio su queste linee. Perché? Ma diciamo soprattutto due punti di vista sono stati presi in considerazione dall'inizio del progetto del treno. Il comfort per i passeggeri, quindi è un treno di ultimissima generazione, molto confortevoli, con sedili molto comodi, aria condizionata di ultimissima generazione. Il Blues, primo treno ibrido di Trenitalia a tripla alimentazione elettrica, diesel e benzina, è arrivato sui binari della Toscana. Il convoglio, presentato oggi alla stazione di Santa Maria Novella, nelle prossime settimane circolerà tra Firenze e Borgo San Lorenzo e nel bacino senese. Sono 44 i nuovi treni ibridi previsti dal contratto per la Toscana, a cui si aggiungeranno 29 RIC e 19 POP. Può funzionare con il pantografo, quindi sulle linee elettrificate, con motore diesel di ultima generazione, ma anche a batteria laddove attraversi dei centri abitati. Il traffico pendolare e regionale, dobbiamo anche pensare che i servizi spesso nascono dal fatto che in alcune linee su due binari passa tutto il transito di interesse nazionale, quello che da Roma va a Milano e da Milano va a Roma. Pensate che sulla linea di Rovezzano ci sono su due binari i treni pendolari e nazionali, l'alta velocità, i treni tipo intercity di una certa velocità, tutto il traffico merci. Quindi come risolvere il prima possibile il passante sotto Firenze dell'alta velocità. E ieri ho avuto modo di rendermi conto che i lavori della fresa, ovvero per montare quello strumento che può perforare i 6 km e 300 metri, stanno andando veramente avanti e che a aprile-maggio potrà partire quello che è la perforazione che ci darà questa opportunità in futuro. È morto all'ospedale fiorentino di Careggi. L'automobilista è rimasto gravemente ferito questa mattina in uno scontro con un mezzo pesante avvenuto sull'autopalio. Ecco, vediamo appunto le foto all'altezza di San Casciano in direzione Firenze. L'incidente è avvenuto in galleria quando l'auto condotta dall'uomo ha tamponato un tir che, secondo quanto ricostruito, stava marciando a velocità ridotta per una avaria al motore. Un altro incidente mortale è avvenuto purtroppo a San Gimignano e la vittima è un ciclista di 47 anni che è stato investito da un'auto sulla strada regionale 429. E restiamo con la cronaca e andiamo a Pistoia, dove per una storia veramente sconcertante, un furto shock, i ladri sono fuggiti da una casa portando via anche l'urna con le ceneri di un bambino che era morto 7 anni fa. Per fortuna l'urna stamani è stata ritrovata. Furto shock in una casa di Pistoia. I ladri ieri sera intorno alle 19 hanno rubato anche una teca contenente le ceneri di un bambino di 4 anni morto 7 anni fa. La famiglia disperata ha lanciato subito un appello sui social che è diventato in breve tempo virale. Restituiteci le ceneri di nostro figlio, hanno scritto i genitori. Stamani il recupero dell'urna a tempo di record da parte della polizia è stata trovata abbandonata a poche
centinaia di metri dall'abitazione da cui era stata rubata. A chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti che hanno visto la teca abbandonata a bordo strada. La vicenda, di cui aveva scritto oggi La Nazione, ha destato molta commozione in città perché le ceneri rubate sono quelle di Manuel Cianferoni, scomparso nel 2015 a soli 4 anni a causa di un tumore. La scomparsa di Manuel e tutta la fase della sua malattia suscitò molto sconcerto a Pistoia ed è tuttora vivo il ricordo di quel bambino coraggioso. Amava il basket ed era tifosissimo della squadra locale e del suo idolo Jack Galanda. Conosceva a memoria i cori della curva. Per mesi la città seguì con apprensione le fasi della malattia, sperando nella guarigione e non facendo mai sentire soli i genitori Andrea e Alessia, oltre ad inondare di affetto il piccolo, al quale i bambini pistoiesi quotidianamente inviavano disegni e bigliettini facendo il tifo per lui. E a Prato è stato firmato un accordo tra Estraclima e l'ARCI per mettere il fotovoltaico in tutti i circoli della provincia. Si comincia dal Favini di Chiesa Nuova. Bolletta più leggera, un risparmio di energia e anche un aiuto all'ambiente. È questa la traduzione dell'accordo siglato dal gruppo Estra attraverso Estraclima e i circoli ARCI della provincia di Prato. Un accordo che prevede di portare a prezzi vantaggiosi e con tutta una serie di convenienze il fotovoltaico nei 60 circoli attivi nella provincia di Prato. Un accordo che possa incentivare i circoli ARCI a dotarsi di, diciamo, di mezzi di produzione dell'energia elettrica a impatto sostanzialmente zero. Quindi la collaborazione nasce proprio da questo, cioè fornire un'assistenza tecnica e anche industriale, anche realizzativa, a tutti quei circoli che potranno in prospettiva installare pannelli fotovoltaici per i loro autoconsumi. La prima adesione c'è già, è quella del circolo Favini a Chiesa Nuova, dove l'analisi di fattibilità è già iniziata. Il periodo è un periodo di forti preoccupazioni appunto per la tenuta economica, insomma, dei nostri circoli che sono curati, seguiti da dirigenti che sono volontari e sentono molto il carico delle questioni energetiche ed economiche, però cercano comunque di guardare la prospettiva futura e quindi questo accordo appunto è un passo verso la costruzione di un modello sempre più sostenibile anche di circoli e di case del popolo. La crisi energetica continua a tenere banco, così come le soluzioni alternative. Teniamo conto che già oggi comunque ci sono interventi sostanziali da parte del governo, iniziati con il governo Draghi ma ripresi anche dal governo attuale, di riduzione dell'IVA sulle bollette sia dell'energia elettrica che del gas e anche di tutta la parte degli oneri di sistema. Quindi questo dovrebbero essere interventi che in qualche maniera fanno attutire l'effetto del caro energia. E anche a Monteburlo il prossimo sarà un anno dedicato al green e al risparmio energetico con la nascita della prima comunità energetica. A Montemurlo il 2023 sarà innanzitutto l'anno del green, quello dello sviluppo attraverso la sostenibilità ambientale. Entro gennaio sarà conclusa quindi la procedura che porterà all'individuazione del global partner e partirà la raccolta delle adesioni formali alla prima comunità energetica rinnovabile della provincia. E ancora, a primavera sarà inaugurato il Central Park, il parco nato dalla rigenerazione urbana dell'ex campo sportivo tra via Rosselle e via Pascoli. Una città ancora più sostenibile, questo è un aspetto su quale noi vogliamo lavorare con forza, quindi l'aspetto verde, l'aspetto green di Montemurlo per noi è centrale, basti pensare a quello del progetto della comunità energetica che vorremmo iniziare nel corso dell'inizio del prossimo anno, oppure ancora quella che sarà la volontà di andare a fare nuove piantumazioni in tutto il nostro territorio o quello che sarà l'apertura del parco centrale con oltre 300 piante proprio all'interno del centro cittadino. Ma fine anno è anche tempo di bilanci. Un anno di grandi progetti e anche di grandi finanziamenti. Basti pensare che ovviamente in questo anno abbiamo avuto modo di aprire la parte pavimentata di piazza davanti al nostro palazzo comunale qui nel centro cittadino o ancora di andare a fare la demolizione di quello che è la fabbrica rossa di Oste. Il comune di Montemurlo ha saputo intercettare sul proprio territorio oltre 13 milioni di finanziamenti che si trasformeranno in interventi fondamentali per il futuro.
Il bilancio dell'anno appena concluso è stato fatto anche da Confcommercio Pistoia Prato, che ha anche però illustrato i piani per il 2023. Fine anno, tempo di bilanci e di previsioni per Confcommercio Pistoia e Prato, che vede i settori di competenza confermati come traino irrinunciabile per lo sviluppo del territorio, con le attività collegate al turismo che guidano la ripresa al netto di un lungo periodo caratterizzato da oggettive difficoltà. Le aziende, le imprese, le piccole imprese hanno saputo reagire in una situazione che veramente è difficilissima, però in particolare alcuni settori, mi riferisco in particolare al settore del turismo, al settore della ristorazione, c'è stata una capacità di reagire al punto tale che questi settori sono diventati nel 2022 i settori trainanti del PIL in Italia. Così è successo nel secondo trimestre, nel terzo, ma anche sulla fine dell'anno si va in questa direzione. Quest'anno si chiude il primo anno del mio primo mandato come presidente di Confcommercio Pistoia e Prato. È stato un anno molto intenso che ci ha visto impegnati su diversi fronti. In particolare mi preme ricordare come l'intensa attività di organizzazione dell'associazione abbia portato al rinnovo completo degli organi apicali con un abbassamento dell'età media nella rappresentanza delle imprese e un inserimento di donne che hanno sicuramente rafforzato la nostra compagine dirigenziale. Progetti per il 2023? Siamo fortemente impegnati nella messa a terra del piano strategico di competitività territoriale per le province che rappresentiamo di Pistoia e Prato, cercando di coinvolgere al massimo gli stakeholder del territorio per poter portare a terra le iniziative che possono dare uno sviluppo concreto ai nostri territori. E a Grosseto invece si è fatto il punto sugli effetti socio-economici del Covid e in particolare sul turismo. Covid a Grosseto, effetti socio-economici e demografici sulla rete territoriale, con particolare riguardo al settore del turismo. La Fondazione Polo Universitario Grossetano e il Comune di Grosseto hanno promosso un'indagine sulla presenza turistica nel comune proprio durante il Covid. Insomma, il principio è dal negativo ottenere il positivo. Noi abbiamo avviato questa ricerca, di cui veramente sono molto orgoglioso, intanto perché contribuire a sostenere la ricerca in Italia la ritengo essere un elemento strategico e quindi anche le pubbliche amministrazioni hanno il dovere e il compito di rafforzare la ricerca e supportarsi anche con dei dati scientifici nelle loro azioni. Dobbiamo avere un'idea chiara di quello che è stato per poter fare delle scelte per il futuro ancora più positive, più costruttive e più forti. Ricerca condotta dai Dipartimenti di Scienze Politiche Internazionali e di Giurisprudenza dell'Università di Siena. Quali sono le aree che saranno indagate? Ricettività alberghiera in senso ampio, ristorazione e ricettività museale. Stiamo iniziando a raccogliere i dati che dovranno essere analizzati sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo e relazionale, direi anche. È una ricerca pura, è una ricerca vera. Un progetto estremamente interessante che il Polo Universitario Grossetano vorrà poi estendere anche al resto dei comuni della provincia di Grosseto. Un progetto pilota e credo potrebbe essere modellizzato, che avrà poi un riscontro pubblico, perché dobbiamo ripensare ai modelli che abbiamo in testa e che forse non funzionano. Il 21 dicembre del 1375 moriva Giovanni Boccaccio. Il 21 dicembre 1375 muore a 62 anni a Certaldo, vicino a Firenze, Giovanni Boccaccio, scrittore e poeta italiano, uno fra i maggiori narratori italiani ed europei del XIV secolo. Famoso il suo Decameron, raccolta di novelle che ancora studiamo a scuola, subito venne tradotto in molte lingue. Nacque tra il giugno e il luglio del 1313 da una relazione extraconiugale del mercante Boccaccino di Chellino con una donna di umilissima famiglia di Certaldo, vicino a Firenze. Non si conosce esattamente quale sia stato il luogo in cui è nato, se Firenze o Certaldo. Ironia della sorte, muore a causa della peste dopo aver incentrato un'intera opera su 10 giovani che si rifugiano
rifugiano in campagna per sfuggire dalla stessa epidemia. La sua ultima volontà è che sulla sua tomba sia incisa la frase «Studium fuit alma poesis», la sua passione fu la nobile poesia. Molte le curiosità legate alla sua morte, come il fatto che avesse lasciato la sua eredità alla famiglia solo a patto che questa lasciasse una volta l'anno un cesto di pere mature per le mosche ritenute dal poeta le uniche che le erano state vicine in tempo di morte. Pare inoltre che avesse una cospicua collezione di reliquie provenienti da ogni parte del mondo che alla sua morte, secondo le sue volontà, sarebbero state consegnate ai monaci girolamini del monastero di Santa Maria del Sepolcro alle Campora, a Firenze, appena fuori Porta Romana. Tra queste reliquie, secondo la leggenda, i resti di Jacques de Molay, l'ultimo gran maestro dell'Ordine dei Templari, che fu bruciato vivo a Parigi nel 1314. Non ci sono altre notizie, il telegiornale si chiude qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che su Toscana TV alle 21:15 ci sarà il film La Baia del Tuono con James Stewart.